Dicevamo del biciclette, sì, problema. Noi siamo molto contenti, io poi sono uno che va in bicicletta da sempre e quindi insomma sono molto contento di vedere un aumento dell'uso della bicicletta, in parte volontario e legato al fatto che poi si scopre quando la si usa che effettivamente è il metodo più comodo e anche più veloce per spostarsi sulle medie distanze in città. È un po' forzata perché con la crisi le persone non hanno più i soldi per la benzina, per l'auto, e quindi scelgono la bicicletta. E quindi la città ha il dovere di rispondere anche a questa crescita del traffico ciclistico facendo quello che sostanzialmente non ha mai fatto, perché in 20 anni qualcosa si è fatto, però si sono fatte piste ciclabili più per dire che si facevano che perché fossero veramente utili, nel senso che magari in alcuni casi si traccia una riga di vernice sul marciapiede e poi giustamente i pedoni si lamentano perché le bici dal comune sono inviate sul marciapiede, in altri casi magari si fa una striscia in mezzo ai musi delle auto parcheggiate come in Corso Vittorio Emanuele, e quindi dove poi magari uno non riesce a passare, poi magari trova anche le persone che portano il cane e quindi non ci passa. Spesso in mezzo alle piste ciclabili ci sono i pali, i gradini, addirittura i benzinai, le edicole, cioè le piste ciclabili di Torino sono state fatte piuttosto male e quindi sono poco utilizzabili. E poi effettivamente adesso c'è questo fenomeno di nuovi ciclisti che ovviamente crea un problema, nel senso che da una parte gli automobilisti sono abituati a avere la strada tutta per loro e devo dire molte persone guidano in maniera anche molto arrogante, molto poco rispettosa delle regole e quindi danneggiano sia i pedoni che i ciclisti. Dall'altra anche molti ciclisti, un po' perché non abituati, un po' perché magari erano gli stessi che prima in macchina facevano le manovre più assurde, anche con la bicicletta fanno le cose più assurde, vanno nel viale centrale dove è vietato, ricordiamo, andare in bicicletta nella carreggiata centrale dei viali, vanno sui marciapiedi a velocità elevata, vanno contromano, fanno le manovre più assurde. Per cui la città ha il dovere di intervenire, cercare di razionalizzare un po', innanzitutto facendo educazione, perché secondo me appunto molti nemmeno si rendono conto dei pericoli che corrono, che fanno correre gli altri. E poi però intervenendo sulle infrastrutture, cioè almeno su questi benedetti punti neri che sono noti, cioè se uno prova, a me succede quando vado in municipio, a attraversare in bicicletta Piazza Statuto da Corso Francia a Via Garibaldi o viceversa, provate, perché alla fine vi troverete le bici in mezzo ai pedoni o in mezzo alle fermate del pullman, ma perché non si sa dove passare, cioè se il comune non tira una riga, non fa un passaggio per le biciclette, la bicicletta va dove può. E lo stesso davanti a Porta Nuova, sono state spese milioni di euro per risistemare Porta Nuova dopo che è stata fatta la metro, larga 6 corsie e tutto, ma non è stata fatta una maledetta un metro di corsia ciclabile che pure ci stava benissimo, solo per dimenticanza e trascuratezza, per cui è su questo che si spera di poter intervenire. E tra l'altro poi però per inverso ci sono luoghi tipo Corso Matteotti dove la pista ciclabile è bella liscia, sotto gli alberi, all'ombra, e moltissimi la usano, non ci sono dubbi. Molti altri vanno serenamente in mezzo a Corso Matteotti, sì, con le borse appese alla bicicletta, o magari anche parlando al telefono, o magari allora, tra l'altro una cosa che mi incuriosisce, ma a partire e molto dagli automobilisti, cioè i telefonini li vendono già con l'auricolare. Io una cosa che veramente fatico a capire è perché soprattutto chi sta molto tempo alla guida non possa infilare l'auricolare che sta lì ed è anche più comodo, cioè puoi guidare più serenamente. Però molte di queste piste ciclabili bisognerebbe provarle, perché uno scopre magari che c'è il pezzo bello sotto l'ombra, poi però arriva al semaforo e gli viene detto che dovrebbe o scendere dalla bici tra l'altro. Sì, è così lì. Oppure riattraversare di lato, andare su un lato, attraversare così, cioè aspettare 3-4 corso Matteotti è così, arrivi fino a corso Galileo Ferraris, poi devi attraversare o a destra o a sinistra e poi rientrare sul viale centrale. Allora, è chiaro che se io lo faccio per divertimento va bene, se sto andando a lavorare, quindi esattamente come chi è in macchina, mettere il meno tempo possibile, mi stufo e prendo, tiro dritto, vado nella carreggiata e risparmio 3 cifre semaforici per attraversare, oppure mi risparmio di scendere a mano, cioè non so quanti userebbero la macchina se ogni semaforo gli venisse detto che devono scendere, spingere la macchina a mano all'altra parte e risalire. Allora perché lo deve fare la bicicletta? Cioè capite che anche questa gestione del traffico ciclabile certamente, alla fine di fatto scoraggia il ciclista, lui dice me ne frego perché sennò non vado più avanti. No, però cioè, fa parte delle famose cose che sono, diciamo, in un certo senso sconfortanti, perché vedi che nei posti più strani funzionano perfettamente e qua non è che non funzionano, ma ci mettono sia nella progettazione che nel rispetto delle regole, quindi bisogna lavorare su entrambi questi aspetti. Però la cosa che speriamo è che poi veramente si facciano le cose, nel senso che la città di Torino ha approvato 2 anni fa il piano della mobilità urbana, che in allegato prevede l'allegato per le biciclette e bici plan. Da 2 anni si sta aspettando che questi uffici lo facciano, che la giunta lo produca. 2 anni ancora non c'è. Tutte le volte che noi proponiamo qualcosa sulle piste ciclabili ci viene detto ma aspettate che arriva il bici plan, siamo già da 1 anno in carica abbondante, quindi insomma bisogna stringere le cose e cercare di arrivare poi a qualcosa di concreto, non solo a tante parole.